Però, che grotta buia! È la porta che mi preoccupa, George. Sono sicuro che si riaprirà fra un minuto. Niente panico. Ecco, ora panico. Aiuto! Nico, la tua calma è davvero ammirevole. George, viaggiando con te ci si abitua a cose del genere. Se fossi andata in panico ogni volta che siamo rimasti bloccati in una stanza, beh... Hai ragione, ho detto una scemenza. Tu cerca di aprire la porta mentre io esploro la grotta oscura e maleodorante. Brancolare nel buio non sarebbe stato per niente divertente. Ma lo facevo ormai da una vita, quindi non era una novità. C'era qualcosa scavato nella parete. Era freddo e liscio, come pietra levigata. Era fredda al tocco e sembrava scolpita nella roccia. Era solo il mio cervello che mi giocava a brutti scherzi. Per un attimo immaginai di precipitare nel buio, ma era stata solo la mia immaginazione, il pavimento era solido. Sentivo qualcosa di liscio e sferico, con dei ciuffi di pelliccia o pelo. Toccai di nuovo l'oggetto. C'era un buco delle dimensioni di un dito. Ci infilai dentro un dito. Era leggermente appiccicoso. Era un oggetto rotondo di stoffa. Odorava leggermente di muffa. Un piccolo animale imbalsamato, a pelo corto. Immaginai fosse uno scoiattolo a coda corta o un piccolo tasso. Era una superficie piatta, simile alla pietra. Era di pietra, con una rientranza e un liquido oleoso all'interno. Al centro c'era anche una specie di stoppino. Ehi, Nico, forse ho trovato un po' di luce. Wow! Deve essere Gennen. Ramon ci ha detto che era sparito tra le montagne mentre cercava la tavola. Ecco dov'era finito. È morto in questa grotta. Con un buco in testa, in decomposizione da decenni. A un esame più approfondito, direi che si è fatto saltare le cervella. Ok, George, ho afferrato il messaggio. Che posto è questo? Non lo so, ma guarda i simboli gnostici. Hai ragione, i colori, l'albero, ma quella chi è? Assomiglia alla Vergine Maria, ma non credo sia lei. Che vuoi dire? La veste rossa e le spalle scoperte. Deve essere Maria Maddalena. Ma certo, Marques mi ha detto che gli gnostici la venerano. Questo posto è una specie di tempio gnostico. Ci deve essere un modo per sbloccare la porta. Magari è nascosto fra queste incisioni.
Ma se fosse stato così evidente, non credi che Ganon l'avrebbe trovato? Condividere uno spazio angusto con il cadavere di Ganon non era un'esperienza piacevole, ma dovevamo scoprire come andarcene da lì. Ganon si era dato parecchio da fare prima di farsi saltare le cervella. Mi chiesi a cosa stesse lavorando. Nico! Che c'è? È quello che penso. Deve essere la Tabula Veritatis. Quindi Ganon l'ha trovata. Sembra così piccola e innocua. Perché Simeon la riteneva malvagia? E perché così tanti morti a causa sua? E perché fare tanta fatica per tenerla nascosta? A meno che non sia davvero pericolosa, come diceva Simeon. Ora, la domanda è... cosa ne facciamo? Era una vecchia borraccia. Non vi era più alcuna traccia di acqua. Ex luce veritas. Dalla luce, la verità. Avevo trovato le stesse parole nell'affresco al Castel del Sanz. Raccolsi la vecchia pistola. Era troppo corrosa e arrugginita per sparare ancora. Doveva essere Ganon. In quel caso, il cadavere si trovava lì da decenni. Nella tempia c'era un foro di proiettile. Era rimasto intrappolato, esattamente come noi, e aveva deciso di suicidarsi. Un fedora, simile a quello nel baule di Ganon al castello, era ormai tutto logoro. Presi la mappa da sotto il braccio del cadavere. Ganon aveva scarabocchiato una specie di testamento su quella mappa. Miei cari amici, so che alla fine mi troverete, ma ormai sarà troppo tardi. Ho decifrato la tabula e so che il nostro destino è in paradiso. La chiave per il potere divino è nelle nostre mani. Muoio sereno, sapendo che ora riuscirete a portare a termine il mio lavoro. Dite alla mia famiglia che sono morto facendo il mio dovere e sono stato felice di sacrificarmi per la causa. Alla luce del giorno queste parole svaniranno come le nostre anime. Ma non temete, a quel punto la loro eco ci guiderà nel luogo in cui ci incontreremo di nuovo. A quanto pare quel volpone di Ganon ha lasciato un messaggio segreto nel suo testamento. Era la foto di un'antica tavola d'argilla. Ganon ci aveva scritto sopra. Qualcuno, probabilmente Ganon, si era preso la briga di tradurre l'iscrizione. Da una prima occhiata, l'iscrizione sembrava riferirsi alle imprese di un certo Re Sole. I simboli sulla tavoletta erano simili a quelli incisi sulla Tabula Veritatis. Shi Xe significava regno fra le montagne. Ganon aveva contrassegnato questo simbolo con la lettera B. Quando sollevai la mappa sopra la fiamma, qualcosa iniziò a cambiare. Il testo sulla mappa iniziò a reagire al calore. Che mi venga un colpo! Che c'è? A occhio sembrerebbe che i luoghi sulla mappa combacino con quelli segnati su questa foto. Se quella lettera combaciava con quella nella traduzione di Ganon, doveva trattarsi della città del sole. Trovare la tabula era stata la parte facile. Scoprire a cosa servisse sarebbe stata tutta un'altra storia. Sulla barra superiore della tabula era incisa una serie di simboli. Sembravano identici a quelli sulla tavola d'argilla nella foto. Mi
Mi chiesi se le note di Genen sulla foto avrebbero potuto aiutarmi a decifrare la tabula. Avevo decifrato la prima fila di simboli. Tutto iniziava ad avere un senso. Le indicazioni dicevano: dalla città del sole viaggia 5 giorni a est fino a un fiume. Viaggia 6 giorni a sud attraverso un deserto fino alla sorgente di 4 fiumi. Ehi, Nico, ce l'ho fatta! Fantastico! La Tabula Veritatis è un insieme di indicazioni. Dai un'occhiata a questa mappa. L'iscrizione dice di partire da qui, la città del sole. Genen ha nascosto il luogo nella sua mappa. Poi dice di viaggiare 5 giorni a est fino a un fiume. Quindi di andare a sud e viaggiare 6 giorni nel deserto fino alla sorgente di 4 fiumi. E lì che c'è? Non lo so, ma deve essere importante, no? Direi di sì. Tanto da costringere gli gnostici a tenerlo segreto per millenni? E indovina! Forse ho trovato il modo di uscire. Davvero? Mentre tu eri impegnato a giocare all'archeologo, io ho trovato questo. Cosa ha fatto? Non ne sono certa. La porta è sempre chiusa. Forse manca ancora qualcosa? Per forza! Se Genen è morto cercando una via d'uscita, di certo non basta premere un pulsante. Continuiamo a cercare. Decisi di osservare la lampada decorata più da vicino. Il medaglione combaciò perfettamente con il cerchio. Però, guarda un po'. La luce del medaglione illumina questo basso rilievo verde. Potrebbe essere la nostra via di fuga. Se hai ragione, spiegherebbe come mai Genen non sia riuscito ad andarsene. Non aveva il medaglione. Sul piedistallo c'erano dei graffi molto vecchi, come se qualcuno avesse spostato la statua. Sicura che questa sia Maria Maddalena? Certo! La veste rossa! Tutto ha senso! La Madonna avrebbe avuto una veste blu. Ma allora chi è il bambino? Secondo i Vangeli gnostici, quando Maria ha baciato Gesù sulle labbra, in realtà lei... ecco... Capisco. Già.
Quindi, secondo gli gnostici, il bambino che sta allattando è... Credo di sì. Spinsi la statua che ruotò in senso antiorario. Dal suono sembrava fosse successo qualcosa di grosso. Diedi un'altra spinta alla statua. Nel linguaggio perduto dei meccanismi medievali, quel rumore era il suono della delusione, misto a quello di sogni infranti e tristezza. Non era successo nulla. Dal suono sembrava fosse successo qualcosa di grosso. Meno male. Temevo che saremmo rimasti intrappolati qui, solo noi due, per sempre. C'erano modi peggiori di rimanere intrappolati per sempre. È la porta. Forza, George. Finalmente io e Nico avevamo la tabula veritatis. Non restava altro da fare che trovare Eva, salvare Marques e darcela a gambe. La tabula veritatis. Veramente la ragazza viene con me. Il vecchio invece ci rallenterebbe e basta. No, io resto qui. Mio padre ha bisogno di cure mediche, altrimenti morirà. Oh, davvero? Problema risolto.